Galad si è diplomata il 14 marzo 2020. Gli studenti hanno raggiunto questo emozionante traguardo dopo 5 mesi di intenso studio della Bibbia. Quali argomenti hanno scelto il corpo direttivo e altri fratelli per incoraggiarli? Siamo felici di farvi vedere la prima parte del programma del conferimento dei diplomi. Buona visione! Il tema del mio discorso introduttivo, che rivolgo a voi, cari studenti di Galad, ma che vale per tutti, è questo. Imitate la modestia di Gesù. Ma prima chiediamoci, cos'è la modestia? Spesso nelle nostre pubblicazioni viene definita in questo modo. Consapevolezza che una persona ha dei propri limiti. E Gesù ovviamente ci ha dato un ottimo esempio, perché dimostrò di essere sempre consapevole dei propri limiti. Oddio mio, Gesù aveva una piena coscienza dei suoi limiti? Mi stai parlando di colui al quale obbediscono gli oceani, i venti, tutte le potenze della natura, colui che ha risuscitato i morti, che ha sfamato migliaia di persone, che ha operato tanti prodigi, che questo libro, dice Giovanni, non li può contenere, la vita eterna, che era presso il Padre, si è resa visibile a noi, aveva una piena coscienza dei suoi limiti? Ecco un bell'insegnamento per noi. Molte cose rientrano nei limiti della nostra autorità. In questi casi siamo liberi di prendere l'iniziativa e farle, ma ci sono tante altre cose che oltrepassano questi limiti. Facciamo qualche esempio. Voi mogli sapete che nella famiglia ci sono decisioni da prendere che spettano al marito, che vanno oltre la vostra autorità. Ho sentito bene? Riascoltiamo. Facciamo qualche esempio. Voi mogli sapete che nella famiglia ci sono decisioni da prendere che spettano al marito. Ha detto proprio così. Non è possibile. Mi raccomando, mogli, state a casa, sfornate figli e state soprattutto sottomesse ai mariti, non prendete iniziative all'insaputa del vostro marito, che si sa è l'unico che può prendere decisioni in alcuni casi, mica voi. La vostra, il vostro parere, non conta. Non prevaricate i mariti, mi raccomando. Vorrei vedere a casa di Lett chi porta i pantaloni. Anche oggi abbondano bugie e notizie false riguardo alla verità. E i nemici della verità usano ogni mezzo per rovinare la reputazione dei fratelli di Cristo. Ma qual è il punto? Il tempo passato qui, alla sede mondiale, insieme al corpo direttivo, insieme ai fratelli responsabili della sede mondiale, vi convince, in prima persona, che qualsiasi notizia negativa sentite sull'organizzazione è falsa. Birichino. Quello che sta dicendo non è verificate le informazioni, se siano vere o false. Sta dicendo che qualsiasi cosa di negativo venga detto sulla torre di guardia è certamente falso. Complimenti. Neanche noi abbiamo l'autorità di insegnare le nostre idee, ma dobbiamo sempre assicurarci che quello che diciamo si basi su quello che insegna la Bibbia e su quello che ci ha indicato lo schiavo fedele. Quindi quello che tu, testimoni di Geova, insegni si deve basare sulla Bibbia e su quello che dice lo schiavo fedele discreto, che evidentemente non è cosciente dei propri limiti, perché si dice non infallibile, ma si pone sullo stesso piano di Dio. Riassumendo, tu appartieni a noi. Non hai diritto di coltivare opinioni personali. Ubbidisci a tutto quello che ti diremo.